13 ore. Siamo invecchiati di 3 giorni nel caso di riferimento. E dobbiamo fuggire da qui. Chissà se tutti si sentono ancora bambini quando hanno la nostra età. Se ne perché eravamo bambini soli. Io gli dobbiamo mandare un messaggio che non ho decodificato. Si fanno di essere molto piccoli. Decodifica! Il simbolo è una lettera. Sentivamo grandi spine. Qual era il messaggio segreto? Il corallo potrebbe proteggerci dagli effetti degli scogli. Forse è come un tubo di metallo. Forse stiamo inventando quello che vorremmo sentire. O forse il clima ha saputo qualcosa della spiaggia. Ed il ha sentito ciò che non doveva. Lui non ha idea di cosa significhi, ma sa che è male. Aspetta, devo prendere una cosa.
sono annegati. Ma ho avuto paura che ce l'avrebbero fatta. Non so come mai hanno pensato il coraggio. Io sei sicuro che non ce l'hanno fatta. Non vogliamo una coincidenza. Tranquillo, Sidney, ho osservato per un minuto e mezzo. È l'ultimo che è passato l'anno scorso e comunque affogato. È a posto. Gli ultimi componenti dello studio 73 sono morti. Osservazioni completate. Riporto indietro i dati e torno alla base. Grazie, per questo studio sono state liberate. I computer personali sono stati ripuliti. Tre computer ancora aspettano di esserlo. Scusate. Un momento di silenzio per i componenti dello studio 73. Cercherò di evitare la retorica. Grazie a quella speranza abbiamo potuto salvare centinaia di migliaia di vite con nuovi farmaci. E andando avanti saranno milioni. Come ben sapete, sperimentiamo e falliamo di continuo. Ma non oggi. Diglielo se vuoi. Una delle partecipanti era una donna con attacchi epilettici. Si chiamava Patricia Carmichael, ha sofferto di attacchi debilitanti per tutta la vita, niente l'aiutava. Il farmaco che le abbiamo dato quando è arrivata si è rivelato il composto giusto. Non ha avuto attacchi per 8 ore e 17 minuti. Sono 16 anni e mezzo. Abbiamo curato la sua epilessia. Acceleriamo la sperimentazione. Facciamo questa medicina e condividiamola con il mondo, con tutte le persone a cui serve. La natura ha voluto quella spiaggia per un motivo. Era destino che la Warren e Warren la scoprisse. Eravamo destinati a sperimentare farmaci in un giorno solo invece che in una intera vita. Davanti a noi abbiamo ancora molto lavoro. Facciamo ciò che la natura ci chiede di fare. Il signore Brody arriveranno alle 11 insieme a 6 ospiti non desiderati. Lui ha un Parkinson a esordio precoce. La moglie lo accompagnerà. Sarò con un disco rotto su questo, Nils. Dovremmo separare i soggetti puramente medici da quelli con malattia mentale. Lo schizofrenico ci è costato tutti i dati sul paziente con coaguli. Sì, dubito che il protocollo sia modificabile, ma compila un modulo e rinvialo alla Warren Warren. Come stai?
sono tornati a casa, che ti importa di loro? Te lo dico io con quali bambini puoi giocare. Devi fidarti di me e non devi fare domande. Va bene? Va bene. Perfetto. Allora, quelli lì vanno bene. Luigi può giocare con loro. D'accordo. Bravo. Sei un poliziotto. Sì. Salve, signore e signor Brody. Benvenuti nella nostra versione di Paradiso. Grazie. Lei è Madrid. In base alle preferenze che avevate selezionato, questi sono i vostri cocktail di benvenuto. No! Ah, mi scusi. No, nessun problema, signori bravi, ne prenderemo subito altri. Ci vanno solo pari. Non prendere niente di quello che vi danno. Ci hanno lasciati lì a morire. Mi chiamo Trent Cava. Io sono Mello Scala. Sono tutte e tre persone scomparse. Ti invio anche gli altri uomini. I nostri genitori sono bianchi e qui scaccati. Abitiamo 7% di maestri sulla Dobbiamo chiamare la sicurezza. Che succede? Ma mi stanno ascoltando. Thank you.
squadra mi saranno notificati in settimana. Riportiamoli all'aeroporto. Vostra zia vi aspetterà all'atterraggio. Come ha preso la notizia? Come si sentirebbe se un cinquantenne la chiamasse per dirle che sono nipote di Seiya?
grazie per il portale, Dio. Benvenuti nel nostro nascondiglio isolato. Il dottor Beam è lì avanti. D'accordo, Hank, siamo arrivati. Tutto pronto lì da te? Ah, vedrete che sorpresa. Tra un attimo. Che sarà l'ultimo. Squadra IM più avanti. Potere degli dèi. Sull'altra linea.
Thank you.
resistenza! Ci sono! La vostra sconfitta è inevitabile. Si sta aprendo! Che diavolo è quello? Super adattoide. Difendi il progetto Omega. Come desidera, dottoressa Rappaccini. Oh, cavoli! Sembra che questo nuovo robot sia un grande fan degli Avengers. Scudo, martello... E immagino abbia anche dei razzi da qualche parte. Kate, l'IM ha il controllo del ponte. Se non lo riprendiamo, non potremo aprirlo. Forza! Teniamo duro! Non potresti chiudere un occhio? Non ho altro. Preparatevi a morire. La vostra sconfitta è inevitabile. Si sta aprendo! Che diavolo è quello? Super adattoide. Difendi il progetto Omega. Come desidera, dottoressa Rappaccini. Oh, cavoli! Sembra che questo nuovo robot sia un grande fan degli Avengers. Scudo, martello... E immagino abbia anche dei razzi da qualche parte. Kate, l'IM ha il controllo del ponte. Se non lo riprendiamo, non potremo aprirlo. Forza! Teniamo duro! Ottimo lavoro. Stiamo facendo la differenza. Ogni tentativo dell'IM va contrastato con tutte le nostre forze. La nostra è una giusta causa.